qui a Milano, io sono un ligure lombardo, come radici, è difficile che in casa, in famiglia, dalle famiglie più, come dire, a livelli culturali e sociali più, mi spiace dire bassi, diciamo, più insomma, da chi ha la licenza elementare, chi ha 7 lauree, in famiglia ho sentito parlare di Federico II di Svevia, magari non riesce a collocarlo esattamente nel contesto storico giusto, però ne ha sentito parlare e lo considera un pugliese. Ed è un mito positivo, cioè è un personaggio positivo da vantare nella propria storia. Questo non perché Federico II di Svevia in realtà sia un personaggio negativo, è un personaggio positivo o negativo a seconda come lo si guarda con tutti i personaggi storici. Lo stesso titolo, lo strano caso Federico II di Svevia, richiama un po' lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché anche in quel caso una persona per bene, ingollando particolari pozioni, si trasformava in una persona cattivissima e viceversa. Questo fa parte un po' della personalità di tutti noi, insomma, e fa parte anche a maggior ragione della personalità di molti personaggi storici, ne sono alcuni cattivissimi e basta. Io metto sullo stesso piano un Hitler e uno Stalin, perché è difficile trovare i dati positivi, però ci sono personaggi storici che, visti da versanti diversi, insomma, nell'immaginario delle varie popolazioni, a seconda del ruolo che hanno avuto, sono visti male. Bene, Napoleone, per dire, nei paesi di lingua tedesca non è visto benissimo, anzi la rivolta contro Napoleone, uno dei miti unificanti della nazione germanica in Francia, è quello che è. In Italia è un personaggio visto bene, ma soprattutto bene, diciamo, immaginare, però anche male, per dire, dipende dai punti di vista. Federico II di Svevia in Puglia è visto in un solo bene. E con, ho usato un metodo empirico molto da giornalista, io chiarisco che questo non è un libro scritto da uno storico, da uno che pretende di fare lo storico, è un libro scritto da un giornalista appassionato di storia. Ho usato dei metodi un po' che non, magari nell'Accademia, negli Atenei, gli studiosi, gli storici guarderebbero un po' storcendo il naso, però empirici. Per esempio ho mandato delle mail a un tot, a una cinquantina di pugliesi di qualsiasi, di vari tipi, uomini e donne, stanziali in Puglia e emigrati già da anni fino agli Stati Uniti. Ho chiesto: scrivetemi a bruciapelo cosa pensate di Federico II di Svevia. Tutti mi hanno risposto con toni veramente apologetici, ne hanno parlato benissimo. Le donne ne hanno sottolineato spesso anche l'aspetto del fascino virile di questo uomo, visto un po' da tutti come il re buono. E tutto dimostra appunto questo grande legame per Federico II, lo dimostra anche il fatto che io lo sto presentando molto anche in Puglia, c'è qualche federiciano assatanato che mi accusa di voler distruggere il mito di Federico II. In realtà i miti sono indistruttibili, nel senso che fanno parte della natura umana da sempre, sono un modo per insomma, sublimare le nostre paure e cercare di guardare al futuro con meno timore. Nell'epoca definivo Federico II Puera Puglie, cronisti vicini a Ottone, e questo è un elemento che inorgoglisce molto i pugliesi, che sono figli della Puglia, vedete che amava la Puglia, ma a parte il fatto che la Puglia di allora non era la Puglia dei giorni nostri, veniva definita ai tempi la Puglia e tutto il sud Italia, escluse le isole molto spesso. Puera Puglia era un insulto, come oggi si usa ancora dire ogni tanto, usare un termine non gradevole, però Terroni era un modo per dire: tu figlio della Puglia, statene in Puglia, intesa come sud Italia, e non venire a usurpare il trono di imperatore qui in Germania. E quindi era un insulto che il cronista dell'epoca che coniò questo slogan probabilmente non se lo aspettava, che è diventato un positivo nella Puglia ai nostri giorni, perché nessuno si aspetta che sia stato usato come insulto,